Ciao ingegneri e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci troviamo ancora nel PolyDLab, il nostro laboratorio tecnico di stampa 3D MJF, dedicato alla stampa e all'analisi di progetti, appunto, di stampa 3D, complessi ed estremi, che ci vengono inviati proprio da voi, i nostri follower. Ma il PolyDLab è anche un contest e l'analisi dei progetti avviene tramite la valutazione di 5 semplici criteri, cioè la qualità del file STL, l'ottimizzazione del file per la stampa 3D, l'estetica e i dettagli, la stampabilità e l'utilità del pezzo. E se volete farci stampare ed analizzare un vostro progetto, rovistate tra le cartelle del vostro PC oppure createne uno totalmente nuovo ed inviateci poi il file all'indirizzo email labpolyd@gmail.com. Il nostro team di esperti poi ne selezionerà uno al mese e successivamente alla stampa vi sarà anche inviato gratuitamente. E come sempre vi invito a rimanere fino alla fine del video perché daremo poi un voto complessivo al progetto e vedrete la classifica aggiornata. Inoltre sveleremo anche qual è l'oggetto misterioso che viene inquadrato in questo video, un oggetto stampato in 3D, ad eccezione di quelli alle mie spalle, quindi questi non considerateli. Guardate bene il video, guardatelo tutto, se riuscite a capire qual è l'oggetto misterioso scrivetecelo qua sotto nei commenti. Quindi passiamo alla parte veramente succosa del video, siete curiosi di vedere che pezzo abbiamo selezionato per oggi? Se sì, partiamo! Ma anche se no, partiamo lo stesso, sigla! Il pezzo selezionato dai nostri esperti per il video di oggi è quello di Gianmarco Amici. Gianmarco è uno studente di 19 anni, appassionato di stampa 3D e che ha progettato l'oggetto che vi mostreremo tra poco. L'ha progettato su richiesta di un suo amico militare che aveva un'esigenza ben specifica. Ma non vi voglio anticipare nient'altro, ascoltiamo direttamente la presentazione di Gianmarco. Salve a tutti, sono Gianmarco Amici, ho 19 anni e sono studente dell'ITS Umbria Academy a Foligno. Ho iniziato a studiare proprio in ITS, questo pezzo è destinato ad ambito militare e nasce dall'esigenza di dover comunicare delle coordinate di posizione da un'unità mobile ad una aerea. Ho realizzato quindi un pezzo che si va a fissare nel giubbotto antiproiettile, in questo caso uno Zero Ministec, e tramite un elastico avviene l'aggancio e lo sgancio in modo rapido. Andiamo adesso ad aprire il pacco. Come potete vedere all'interno è tutto ben confezionato e protetto. All'interno di questa confezione troviamo le due componenti, relativamente una che si va a fissare sul giubbotto e l'altra dove inseriamo il cellulare, e come potete ben vedere sono ben stampate e resistenti. Andiamo adesso ad accoppiare le due componenti tramite due viti che vanno fissate nell'apposita cerniera. Inseriamo adesso l'elastico all'interno dei due fori e creiamo un occhiello in modo da far avvenire velocemente l'aggancio e lo sgancio. Fatto ciò, il componente è completo e ben assemblato, non resta che fissarlo nello zaino Miltec. Tramite le due linguette superiori e le due linguette inferiori andremo a fissarlo nelle apposite cinte che si trovano principalmente in materiali militari. Come potete vedere, il componente alloggia benissimo con lo zaino e tramite l'elastico che abbiamo precedentemente fissato possiamo far avvenire l'aggancio e lo sgancio in modo rapido. Ok, cosa ne pensate voi di questo progetto? Io credo che sia davvero molto bello vedere la passione e l'ingegno che ci ha messo questo ragazzo. Comunque, eccoli qua i pezzi stampati in nylon PA12 e colorati con finitura natural matte. Passiamo subito all'analisi dei criteri per vedere come si posiziona in classifica. Partiamo dalla qualità del file STL. Come potete vedere, gli angoli stondati e più in generale le superfici curviline di questo oggetto risultano un po' segmentati. Per ovviare a questa problematica, il file poteva essere esportato con una risoluzione maggiore. È comunque ottimo lo spessore delle pareti in proporzione alla lunghezza delle pareti stesse, perché questo conferisce appunto più robustezza all'oggetto. Quindi, in definitiva, per questo criterio diamo un voto di 3 su 5. Per quanto riguarda l'ottimizzazione per la stampa 3D, possiamo dire che l'oggetto è stato appunto ottimizzato per questo tipo di stampa e lo si può notare dallo svuotamento di alcuni punti di un componente di questa cover, che lo rende appunto meno costoso proprio perché è stato utilizzato meno materiale. L'oggetto rimane comunque solido e funzionale. Un altro punto da sottolineare è che Gianmarco ha progettato la cerniera, ovvero l'incastro
fra i due componenti calcolando una tolleranza zero per avere maggiore attrito durante l'incastro, appunto a rendere il pezzo più stabile. Secondo il nostro punto di vista però sarebbe stato meglio lasciare almeno un decimo di tolleranza per parte per garantire comunque un ottimo accoppiamento e allo stesso tempo più facilità di incastro. Quindi per questa parte diamo un voto di 2 su 5. Passiamo ora all'estetica e ai dettagli. Secondo noi l'oggetto è stato curato molto bene nei dettagli. Ad esempio sulla parte frontale troviamo le iniziali del militare, l'amico di Gianmarco, che dovrà poi utilizzare questa cover, mentre all'interno possiamo notare un motivo composto da tanti esagoni ripetuti. Abbiamo trovato anche molto interessante che il progettista abbia pensato di limitare l'apertura della cover a 90 gradi, così come ci è piaciuto molto il fatto che non abbia previsto parti spigolose o angoli al vivo che avrebbero potuto quindi essere pericolose durante i movimenti indossando l'oggetto. Quindi per questa parte diamo un voto di 5 su 5. Altro punto da valutare è la stampabilità. Qui effettivamente ho poco da dire, la stampa è ottima, le superfici sono robuste e sono presenti le nervature nei punti giusti. Quindi anche in questo caso diamo un bel voto di 5 su 5. Veniamo all'ultimo punto, l'utilità. Gianmarco all'interno del suo video ci ha spiegato perfettamente l'utilità di questo pezzo. Come abbiamo potuto vedere, si incastra anche alla perfezione nello zainetto militare. È stato davvero molto bello veder colmare un'esigenza grazie alla stampa 3D MJF e all'ingegno di questo ragazzo. Quindi bravo Gianmarco, voto 5 su 5. Quindi, detto tutto, facciamo un breve riepilogo dei voti assegnati a questo progetto. La qualità del file, 3 su 5. L'ottimizzazione per la stampa 3D, 2 su 5. Estetica e dettagli, 5 su 5. Stampabilità, 5 su 5. Ed infine, utilità del pezzo, 5 su 5. Quindi il voto finale, ottenuto sommando tutti i punteggi e dividendoli per il numero dei criteri, cioè 5, è quello di 4, il che posiziona il nostro pezzo al secondo posto in classifica. Andiamo però a vedere anche quanto costa effettivamente questo pezzo stampato in 3D MJF, che in realtà sono due, e la somma dei costi dà circa 75 euro. Ma sono curioso di sapere anche cosa ne pensate voi di questo progetto, quindi scriveteci i vostri voti qua sotto nei commenti. E se volete saperne di più, trovate qui sotto in descrizione tutti i riferimenti di Gianmarco. Bene, anche per oggi è tutto, ma prima di salutarci, come sempre, andiamo a svelare qual è l'oggetto misterioso stampato in 3D MJF che era presente in questo video. L'avete indovinato? Era questo portaborse stampato appunto in 3D MJF. Se l'avete indovinato, molto bene, bravissimi. Se non l'avete indovinato, la vostra penitenza sarà due domeniche di fila all'Ipercop con vostra moglie. Piacerebbe star sul divano, la domenica? Spero che questo video vi sia piaciuto e l'abbiate trovato utile. Vi invito a mettere un mi piace, a iscrivervi al canale e a cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati sui nostri nuovi video. E ad inviarci i vostri progetti di stampa 3D perché vogliamo proprio vedere chi riuscirà a scalzare il numero 1 in classifica nei prossimi video. Ciao a tutti e buona stampa 3D!